innanzitutto volevo anche ringraziare chi ci ha accompagnato con le danze e in modo particolare i componenti del progetto Aria Sonora dell'associazione di Apason Licosa di San Nicandro Garganico e i Folcanima. Allora un grande applauso che hanno con le danze accompagnato questa splendida musica dei Cantori di Carpino. Come vi dicevo, non spostiamo l'attenzione sul perché noi siamo qui stasera. Ricordiamo, è una forma di protesta, il canto popolare è una forma di protesta, noi siamo qui per protestare contro la soppressione del tribunale, contro la soppressione dell'ospedale, per essere uniti tutti insieme per lottare affinché Lucera non sia spogliata delle sue istituzioni. Detto questo, inviterei l'avvocato Ettore Orlando che desidera intervenire. Un applauso. Grazie. È difficile catturare l'attenzione della folla dopo tanta bellezza, dopo tanta grazia dell'arte dei Cantori di Carpino e degli altri amici che ci stanno aiutando in questa serata. Comunque ci proverò. Grazie Lucera. Allora, si parla di salute e di giustizia. Cercherò di riassumere in breve. Se non c'è giustizia non ci può essere salute. Non c'è la salute dello Stato. Dicevano i romani, salus rei publice, suprema lex. La legge suprema è la salvezza dello Stato, la salute dello Stato. Ma lo Stato chi è? Non è il governo, non è la cancelliera, non è Napolitano, siete voi, siamo noi tutti quanti. È questo che non capisce questa razza di burocrati, di tecnocrati che cerca di schiacciarci in questo ingranaggio. Questi signori hanno occupato i gangli dello Stato e non sanno neanche loro perché, non sanno neanche loro in che direzione vanno, perché la politica è debole, la politica non riesce a indirizzarli. Allora noi, l'esortazione è questa, dobbiamo riappropriarci della politica, ma non della politica becera, del clientelismo, del voto di scambio, no. La politica dobbiamo fare noi dal basso, cittadini, tutti quanti insieme, dobbiamo riunirci, i comitati, dobbiamo partecipare nelle parrocchie, nelle scuole, ovunque, dobbiamo far sentire la nostra voce, altrimenti signori la democrazia è in pericolo, questi sono momenti bui, quando la politica è debole. Lo Stato può crescere a dismisura, può schiacciare i singoli ed è quello che sta avvenendo pericolosamente. Quando 200 poliziotti vanno a Cerignola e se li infischiano perché hanno ricevuto un ordine dall'alto, a proposito, apriamo una parentesi, il nostro ringraziamento va ai singoli poliziotti che hanno dimostrato ai carabinieri che hanno dimostrato un senso della responsabilità non indifferente, perché di soldi non ne sono avvenuti grazie al loro senso di responsabilità, ma i capoccioni, quelli che stanno a Roma, che li hanno mandati, evidentemente non hanno tutte le rotelle a posto. Quando mandano 200 poliziotti a Cerignola infischiandosi di una sentenza del TAR, vuol dire che loro dei diritti dei cittadini e del rispetto della giustizia non tengono il minimo conto. È questo che dobbiamo capire, dobbiamo far capire a questi signori. Togliendoci l'ospedale, togliendoci il tribunale, probabilmente credono di poter soffocare la nostra voce. Vorrebbero che Lucera fosse morta. Lucera è viva! Il Gargano è vivo! Carpino è vivo! E lo dobbiamo far sentire! Allora concludo. Come dobbiamo fare tutto ciò? Ci sarà un referendum, andremo a votare per abrogare questa legge maledetta. Dobbiamo andare compatti a votare. Se c'è assenteismo facciamo il gioco di questi signori, dei vari Bordo, dei vari Finocchiaro, tutti questi signori che ci hanno fatto delle promesse vane e che adesso se ne infischiano, consentendo ai tecnocrati di comandarci. Apro ancora un'altra parentesi, un giudice di Foggia, tale dottor Cea, dice chi è? È un illustre sconosciuto. Questo signore in un'intervista ha detto che noi avvocati stiamo difendendo degli interessi opachi, non so cosa significa opaco, ma glielo chiederemo a lui, degli oligarchi. Allora dottor Cea, complimenti per il linguaggio forbito, ma questa intervista lei se la poteva risparmiare. Gli avvocati difendono i cittadini, nelle repubbliche, nelle democrazie avviene così, in Cina probabilmente avvocati non ce ne sono e nessuno difende i cittadini. È questo che vuole dottor Cea? Allora faccia meno interviste e faccia più sentenze, anche perché lo stipendio glielo paghiamo noi. Adesso mandiamo anche un segnale ai partiti, non all'amministrazione lucerina che ci è stata vicino, ci ha aiutato a organizzare tutto ciò e si è sempre schierata al nostro fianco. Un ringraziamento al sindaco, al consiglio comunale e all'amministrazione comunale del complesso. Ma i partiti non hanno fatto sentire la loro voce con gli onorevoli,
questi signori se li infischiano, dicono l'Europa ci guarda, quindi non possiamo contrariare la cancellieri. E chi se ne frega dell'Europa? Rivolgiamo l'ospedale, rivolgiamo il tribunale per difendere i nostri diritti. Quindi signori, un invito a tutti i segretari di partito di Lucera. Dimostrino di avere la schiena diritta, restituiscano le tessere di partito, facciano capire che qui Lucera non è più terra di conquista. Sorgeranno le liste civiche, sorgeranno i comitati, noi il nostro voto non lo regaleremo più a chi ci prende per i fondelli. Grazie, buon divertimento. Grazie all'avvocato Ettore Orlando per il suo accurato intervento. Adesso chiamerei l'avvocato Nazario Florio, che è qui anche per fare delle precisazioni riguardo a questa serata, una serata sponsorizzata dagli esercizi commerciali che ho elencato in apertura, lo rifarò prima di chiudere con lo spettacolo. Avvocato, una serata che attraverso la musica, il canto popolare, vuole dire no alla soppressione. Vuole dire no alla soppressione sicuramente. Un saluto a tutta Lucera, un saluto alle istituzioni cittadine e a quelle forense, un ringraziamento a tutti i colleghi che si sono prodigati per l'organizzazione di questa serata, che vuol lanciare un messaggio: il Tribunale di Lucera va al di là dell'interesse forense, dell'interesse giudiziario, perché non coinvolge solo i ceti professionali e dei lavoratori direttamente coinvolti nell'esperienza, ma l'intera città di Lucera, l'intero territorio del circondario di Lucera. Il Tribunale di Lucera deve essere assolutamente ripristinato, perché è un momento, è un grido, è l'affermazione della civiltà e della legalità. E per rispondere a questa istanza proveniente da Lucera e dalle altre città del circondario, Eugenio Bennato non si è sottratto al sacrificio di una partecipazione amichevole e civilmente qualificata. Senza accettare alcun compenso, è voluto venire a testimoniare la sua sensibilità e la sua vicinanza alla questione Tribunale di Lucera. Sia salvato, perché costituisce il presidio di una civiltà e di un territorio, e soprattutto la sua soppressione è la stessa violazione di quella norma, di quella legge che prevede la riforma della geografia giudiziaria. La soppressione del Tribunale di Lucera non è compatibile con il dettato di quella legge. Convinciamoci che uniti riusciremo ad ottenere questo straordinario risultato, per quanto difficile. Non ci siano interessi di parte coltivati da chi che sia, non ci sarà un senatore in più o un deputato in più, non ci sarà un consigliere regionale in più o sindaco Tizio piuttosto che Caio. Ci sarà il Tribunale come momento di civiltà e di legalità di Lucera del territorio. Vi passo Eugenio Bennato. Allora, io ringrazio Nazario per questo invito, perché mi fa toccare con mano la realtà finalmente di un sud che si muove come stasera. E fra l'altro le istanze ovviamente sono condivise anche da me, e non mi dilungo su questo, cioè sull'argomento, sul quid della serata, sul tribunale. Però vorrei sottolineare e farvi notare e far notare a me stesso che una manifestazione come questa viene realizzata con l'ausilio di una musica che ci appartiene. E questo è un fatto nuovo dei nostri tempi. Forse se l'avessimo fatto 10 anni fa avremmo pensato a qualcuno di quegli artisti che richiamano pubblico, che però fanno una musica magari appartenente ad altre culture. Invece noi stiamo festeggiando stasera la solidarietà nel segno della musica del nostro sud, e questo è un fatto importante. Ringraziamo Eugenio Bennato, ringraziamo Nazario Florio, ricordiamo che domani c'è l'appuntamento, domani 30
settembre, domani sera a Orsola di Puglia c'è la tappa del tour di Eugenio Bennato. Sì, domani sera concerto a Orsola di Puglia, però io stasera non posso sottrarmi, anche se non posso sottrarmi a fare qualcosa, anche se sono chiaramente in difficoltà perché subentrare alla energia dei cantori di Carpino. E allora vorrei fare una ballata che ho scritto un paio d'anni fa e che è autobiografica e che racconta proprio il mio rapporto con questi grandi maestri. Esiste un filo di pensiero oggi che va appunto nel verso di un sud cosciente che prende coscienza anche delle sue energie e delle sue idee. Per esempio, questo brano che ho scritto si riferisce alla lentezza che è un modo di essere della civiltà contadina che permette per esempio di prendere un treno che fermi a tutte le stazioni e a contrapporsi alla velocità concitata del mondo telematico di oggi. E io l'ho scritto autobiograficamente perché ho pensato com'è che da ragazzo, quando fondai la nuova compagnia di canto popolare, io andai a Carpino, andai a San Nicandro, andai in tanti paesi del sud, a Bisignano, in Calabria, eccetera. E quindi questa lentezza che mi allontanava dalla energia della musica rock che comunque condividevo mi ha permesso di vedere cose che gli altri forse a quell'epoca non hanno visto. Grazie, allora lasciamo il palco ai cantori di Carpino e a Eugenio Bennato.